Sardegna sta piangendo, quindi diciamo sì al gas e non facciamo perdere questa occasione, uniamoci, uniamoci e facciamoci sentire, grazie, forza Varis. Una cosa vorrei dirvi, il 10 novembre la grande manifestazione a livello regionale che si terrà a Cagliari, vi pregherei di una cosa, essere uniti e numerosi e facciamoci sentire, perché devono rispettare l'articolo 51 dello Statuto Autonomo, che significa che dal momento la Regione subisce danni economici recati dal sistema, automaticamente la Giunta può richiedere interventi straordinari per la nostra terra, quindi i signori devono andare a Roma, incazzarsi insieme a noi e dire al signor Berlusconi e a Tremonti, volete applicare l'articolo 51 sì o no? Se no ci incazziamo tutti, grazie! Chi vuole fare qualche intervento venga pure, non abbia vergogna, siamo tutti allo stesso livello. Proporrei un invito ai signori politici qui presenti, che non si nascondino dietro, vengano a dire qualcosa e ci diano garanzie anche su tutto questo, grazie. Sì, allora chi vuole intervenire c'è il microfono a disposizione. Il microfono è aperto a tutti. Poco fa il collegamento con Olbia è stato detto che alle 11 partirà questa grande manifestazione, scriveranno sulla spiaggia a carezze dei giganti no al gasdotto a queste condizioni, verrà ripreso da un elicottero, ci saranno delle manifestazioni molto importanti con anche gruppi musicali, ad Olbia si stanno mobilitando tantissimo. Quindi se qualcuno vuole intervenire al microfono, anche per uno scambio di idee, per capire un attimino che cosa è meglio per tutti, ci sono rappresentanti dei pescatori, c'è qui Pietro Di Giovanni che io invito al microfono in rappresentanza della comunità dei pescatori della zona, così magari fa sapere un attimino anche in quel settore che cosa si dice. È da tempo che si sta cercando di parlare di un progetto che probabilmente vede l'errore a monte, cioè quando è stato fatto l'accordo con l'Algeria, probabilmente tutta una serie di condizioni, di benefici che sarebbero dovuti essere sottoscritti